Perché un libro dovrebbe diventare un video? La prima ragione è che YouTube è a tutti gli effetti la TV dei prossimi anni. È qui che soprattutto la generazione dei millennials, ma ormai non più solo loro, fruisce la maggior parte dei contenuti. Non dimentichiamoci che ormai, grazie alle smart TV, i video possono essere visti anche sugli schermi di casa, anche se per il momento la maggior parte delle visualizzazioni continua ad essere effettuata da smartphone. Un altro buon motivo è che il video sta prendendo il sopravvento su tutti gli altri tipi di contenuti, lo dimostra il fatto che tutte le piattaforme stanno cercando in qualche modo di inserire, di creare il proprio raccoglitore, spingendo sempre di più gli utenti e gli inserzionisti in questa direzione. Per aprire una piccola parentesi a proposito degli inserzionisti, bisogna sapere che il mercato della pubblicità si sta sempre di più spostando in questa direzione, soprattutto i grossi investitori stanno sempre di più puntando sugli advertising all'interno dei video su YouTube e da qualche mese ormai anche su Facebook. E questo è un segnale importante della forza di questo mezzo. E quindi perché non dare al libro cartaceo la possibilità di collegarsi con questo canale dove ci sono milioni di potenziali lettori e da questo canale cercare di innescare un cortocircuito che riporti poi il lettore alle pagine reali del catalogo? Noi l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e lo faremo sempre di più. I nostri libri saranno anche dei video. Quindi, cos'è il videobook? Qual è la sua funzione? La prima e più importante è sicuramente quella di dare visibilità al contenuto del libro o del catalogo che abbiamo realizzato. Su YouTube e su Facebook i numeri sono davvero importanti e se stiamo promuovendo un artista o una mostra, attraverso questi canali abbiamo l'opportunità di raggiungere un pubblico davvero enorme, quasi infinito. Il secondo è che il video può dare al libro una dimensione che il libro da solo non potrebbe mai avere. Possiamo far vedere l'artista, il curatore, ascoltare le loro voci, metterli a confronto, inserire delle interviste, dei contenuti extra, filmati d'archivio, insomma, chi più ne ha più ne metta. Il videobook diventa un vero e proprio mini documentario che arricchisce il format con contenuti differenti e complementari, che rendono l'esperienza del lettore ancora più completa e, se vogliamo, anche molto più divertente, perché l'arte e la cultura devono essere anche divertimento, non bisogna sempre pensare a cose seriose e per pochi. E quindi il terzo motivo è proprio che la fruizione del catalogo d'arte diventa in questo modo anche quasi un gioco, una caccia alla storia, che ti porta a passare da un canale all'altro per cercare i pezzi del racconto, per poi ricomporlo tutto attraverso un'esperienza multicanale e multisensoriale. Quindi il contenuto esce ancora una volta dal libro e si contamina e si diffonde in maniera diversa, acquistando forza e sicuramente aumentando ancora di più il suo potere di penetrazione.